Domattina una videoconferenza con le regioni, nelle prossime ore la decisione. Il governo mette a punto la strategia per le vacanze di Natale. In diversi paesi d'Europa, Germania in testa, la scelta è riassumibile con una parola: chiudere, lockdown. Anche il Comitato Tecnico Scientifico si è rivolto al governo: inasprire le misure e aumentare i controlli, soprattutto nelle vie dello shopping, ha scritto nel suo verbale. In queste vacanze di Natale l'Italia sembra andare dunque verso una zona arancione diffusa. Stop dunque a bar e ristoranti, divieto di spostarsi da un comune ad un altro, ma la preoccupazione è anche sul prossimo weekend. Oltre alla corsa, l'ultimo regalo sarà un fine settimana di partenze. Domani in prefettura a Milano, comitato per l'ordine e la sicurezza. Sul tavolo l'ipotesi di maggiori controlli con checkpoint in stazioni e aeroporti. Ma potrebbero essere decisi provvedimenti specifici, ad esempio la Galleria Vittorio Emanuele a Milano, molto affollata domenica scorsa, potrebbe tornare ad essere a senso unico pedonale. L'obiettivo resta scongiurare una terza ondata. I dati delle ultime 24 ore confermano un trend discendente. 2.400 nuovi positivi, ricoveri in calo, anche se sono 114 le persone decedute. Per la prima volta in questo autunno, i nuovi casi nel Varesotto superano quelli della provincia di Milano.